Lidl ha deciso nel 2024 di puntare al vegan. Andiamo a vedere quali sono i prodotti nuovi. Sono vegane. Lidl ha aumentato il livello, 1,79 euro. Era scontato che Giorgio se li portava a casa. Imbruttiti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci troviamo da Lidl perché è la settimana veg. A dire la verità, come avete visto dalle varie notizie e come da video che ho pubblicato proprio ieri, Lidl ha deciso nel 2024 di puntare al vegan, inserendo addirittura 40 nuovi prodotti vegani oltre ai 100 di Vemondo che già sono presenti. Quindi adesso entriamo da Lidl e facciamo la spesa. Speriamo di trovare qualcosa di interessante. Andiamo. Allora, siamo appena entrati e la pubblicità di Lidl ha detto: da quest'anno provalo vegano, e ha fatto l'elenco di tutti i prodotti vegani. Incredibile. Andiamo a vedere quali sono i prodotti nuovi. Allora amici, in questo primo frigo vedo tutti i prodotti che già esistevano prima, dagli yogurt al seitan, a tutti questi vari hummus, ai falafel, ai mini burger, burger vari, nuggets. Sono tutti prodotti che ho già visto e addirittura anche provato, quindi dirigiamoci immediatamente al prossimo frigo. Andiamo. Prima di andarcene però vi faccio vedere questi altri nuovi prodotti, perché ci sono le tortilla wrap sia al gusto barbabietola e sia al gusto carota, e sembrano molto interessanti. Ma altra cosa super nuova sono queste altre due creme spalmabili, questo alle lenticchie curry e questo è un hummus al pomodoro. Hanno un bell'aspetto. Tra l'altro c'è anche il nuovo pesto, che è un nuovo prodotto al basilico. Ci sono anche di altre due varianti, ma ancora non le hanno esposte. Andiamo a vedere se troviamo altro. Tra l'altro mi ha appena fatto notare Veronique che ci sono anche degli altri prodotti che sono vegani, che però non sono presenti nel volantino vegano, e sono praticamente queste creme spalmabili. Questa è cocco e vaniglia, questa cocco e caramello e questa cocco e cacao. Sono vegane. Tra l'altro, vedete, io sono un po' sbadato. Veronique si è accorta che le altre varietà di pesto erano dietro e non ho guardato perché sono uno sbadato. Allora abbiamo pesto vegano alla calabrese e pesto vegano rosso. Questo è interessante, tra l'altro, con il tofu. Voglio provarlo. Tra l'altro, a fianco al pesto mi ero dimenticato di farvi vedere anche queste salse, maionesi, come, chiamatele come vi pare, però non sono nuove, sono presenti nel nuovo volantino, ma io questa l'ho già assaggiata, la salad cream, ed è arrivata anche la sandwich cream. Questa l'ho provata, tanto zucchero, non mi è piaciuta tantissimo, ma magari potete fare un test con questa. Bene amici, eccoci nell'altro frigo, partiamo subito da qua sotto perché ci sono gli gnocchi, questi sono nuovi, questi sono classici, ci sono quelli al pomodoro e per concludere ci sono quelli agli spinaci. Secondo me questi sono da provare, magari ne prendiamo un paio. Poi salendo vediamo lo spicchio, questo c'era già altre volte, però l'hanno inserito come nuovo prodotto all'interno del volantino, però io l'avevo già visto. E poi amici, queste sono delle vere e proprie novità. Questo è un affettato vegetale gusto pollo e invece questo gusto roast beef. Questi bisogna assolutamente provarli, li pigliamo entrambi, uno e due. Scendendo qui sotto invece ci sono le salsicce, c'è questa vegana gusto classico e questa invece è gusto smoke, ecco, quindi affumicato. Non mi ispirano tantissimo, però le vorrei provare, quindi affumicato, è andata. Tra l'altro, cosa interessante è che qui da Lidl hanno inserito anche tutti i vari prodotti di Unconventional. Abbiamo i salsiccioni, abbiamo questo pollo panato, chiamiamolo così, che prima da Lidl mancava, quindi molto bene. Poi hanno inserito anche i vari prodotti di Garden Gourmet, ma sono vegetariani questi. Altra novità interessante è questa mousse al cioccolato, sempre di Vemondo, che è il marchio vegano di Lidl, che è totalmente vegana. Bene amici, un sacco di novità interessanti, proseguiamo. Adesso amici ci dirigiamo direttamente nel freezer perché siamo alla ricerca di due nuovi prodottini che speriamo di trovare. Vediamo. Allora, sbadatamente stavo guardando questo freezer. In realtà tutti i prodottini nuovi sono qui nel reparto occasioni, speriamo lo siano. Allora, vi faccio subito vedere questi due bastoncini vegani, questo con panatura alle piante, quindi non so di che cosa sia fatto, e invece questo con panatura di patate. Questi mi ispirano parecchio. Tra l'altro ho visto che ci sono anche le polpettine, che hanno un bell'aspetto. Poi ci sono anche altri prodottini, ma sono vegetariani, però questo è un grande passo avanti, fagottino vegetariano. Bene bene bene, sono contentissimo. Questi li porto a casa con me, però bastoncini vegani, andiamo.
oggi ho semplicemente voluto fare un video dedicato a tutti i nuovi prodotti per evitare di fare la solita carrellata con i 40-50 prodotti classici vegani che si trovano da Lidl. Se vedete poca roba, trovate altri video su questo canale. Bene amici, andiamo a casa e assaggiamo questi nuovi prodottini. Bene amici, siamo appena tornati a casa. Tra l'altro mi sono reso conto adesso che siamo vestiti uguali. È un problema perché se ne siamo resi conto due ore dopo. Esatto. Allora, che cosa abbiamo preso da Lidl? Vai, pesca dal cappello. Vabbè, questo non avevo dubbi. Bastoncini vegani con la panatura di patate croccante. Era scontato che Giorgio se li portava a casa. Roba mia, insomma. Poi abbiamo l'affettato vegetale gusto pollo. Sarà buono, questo lo proveremo in video adesso, in questo istante. Poi che cosa abbiamo? Ma questo lo volevo io in realtà. Ok. Che è sempre l'affettato vegetale ma gusto roast beef. Tra l'altro ha un bel aspetto e mi ricorda un po' l'affettato di Valsoia. Infatti io l'ho preso per quello, anche se c'è scritto gusto roast beef, quello di Valsoia sarebbe gusto speck. Però l'aspetto è esattamente quello e l'affettato speck di Valsoia è tanta roba. Mi rimane sullo stomaco. Quando lo apriamo e lo mangiamo rimane nell'odore in tutta la casa per 3 settimane, quindi chissà che cosa c'è dentro, però era buono, è ancora in vendita e non l'abbiamo più preso, non l'abbiamo più preso. Era buono, l'ultima volta l'abbiamo mangiato era buono. Esatto. E anche questo lo proveremo oggi e non è finita, perché cosa abbiamo ancora? Qua ero scettica io, però Giorgio ha voluto, ho detto proviamo. Che cos'è? I booster gusto smoke affumicato. Ok, secondo te? Secondo me faranno pena, se non allora, però, siamo fiduciosi. Allora, il nostro problema è che noi da Lidl non riusciamo mai a fare la spesa, ma proprio mai. Cioè, ogni volta compriamo 10 cose durante queste spese vegane, con la speranza di trovare qualcosa di buono, e su 10 cose ce ne piace una. Quindi ho detto, facciamo questo test e prendiamo questi wurstellazzi. Allora, però, questi due li assaggeremo su Instagram, quindi vi aspetto qui, il vegano imbruttito, perché se io e Veronique li assaggeremo, quindi faremo proprio un test nelle stories di Instagram dove proveremo questi due prodotti. Tra l'altro di questi bastoncini vegani con la panatura di patata sono molto curioso. Questi mi ispiravano anche a me, ti dirò. Vero? Hanno un bello aspetto. Andiamo ad aprire questi due, da cosa cominciamo? Pollo o roast beef? Vai, pollo. Pollo. Andiamo proprio brutalmente, non voglio farlo durare troppo questo video. Di qua la lingua. Ah, ecco, vedi. Ecco perché durano tanto i miei video, semplicemente perché non so aprire le cose. Allora, vuoi una mano? Tra un po'. Ce l'ha fatta, non credi? Ce l'ho fatta. Sa di tacchino, è incredibile. No, sa di arrosto. Sa di arrosto? Vai, io vado con una fetta. E poi è tipo il bordicino tipo di paprika, non so, rossiccio. Vai, staccati una fetta che qui è il momento dell'assaggio, amici. Pronti? Gusto pollo, amici. Speriamo bene. Sono curiosa di sentire la tua. Amici, credo che Lidl abbia cambiato fornitore, perché queste fette di arrosto, pollo, chiamatelo come vi pare, sono buone, sono prodotte da Biolab, che sono quelle che si trovano da Natura Sì. Quindi queste fettine sono buone, cazzo, sono buone davvero. E sono prodotte da Biolab, che è una di quelle aziende che si trova da Natura Sì. Infatti i salumi, gli affettati vegetali di Natura Sì, sono molto buoni. Ma non è finita, perché abbiamo anche gusto roast beef. Guardate che bravo che sono. Vai. Beh, anche qua aspettative alte. Anche qua. Pollo. E anche qua, amici, guardate che aspetto. Cioè, qua il livello si è alzato, eh. Lidl ha aumentato il livello. Andiamo all'assaggio perché... Madonna mia, mi ricordo esattamente... Ah, questa mi sa che l'ho già assaggiata. Allora, vi dico già che anche questo è prodotto da Biolab.
Non è come quella, non è identica a quella che c'è dalla classifica. Non è identica. Somiglia. Ma rispetto agli affettati che c'erano da Lidl, sì, qualche tempo fa, questo è patrimonio dell'UNESCO, diventa. Cioè, ragazzi, questo è diventato veramente un buon livello, cioè io adesso da Lidl ci vado a prendere questa roba qua, anche perché scontrino alla mano, affettato vegetale 1,79 euro rispetto ai quanti? 5 euro dei salumi, quelli buoni, vegetali, che si trovano da natura, sì? Però secondo me c'è qualcosa che cambia nella ricetta, perché in questo sento tanto la barbabietola. È molto forte. Vero? È molto forte. Sì. Allora, a livello di ingredienti non sono ottimi, ecco, perché la lista degli ingredienti è infinita. Acqua, glutine di frumento, amido di frumento, farina di cece, ortaggi, olio extravergine, sale, estratti di lievito, aromi, acido, aroma naturale, bacche, cioè è veramente infinita la lista, quindi a livello di ingredienti non è il top, anche perché vogliamo paragonarlo agli affettati di Vegetal, che sono quelli che vi ho fatto vedere qualche tempo fa su Instagram e sul canale YouTube, che sono praticamente senza glutine, con 4 ingredienti in croce, costano qualcosina in più, ma alla fine 3 euro è qualcosa. Questi costano la metà, è vero, lista ingredienti un po' scadente, però c'è anche da dire che alcuni prodotti alcune persone non possono permetterseli. Cioè, adesso parliamo seriamente, la gente va da Lidl semplicemente anche perché c'è tanta offerta di prodotti vegani, ma anche perché costano la metà. Cioè, con il prezzo di un affettato da natura sì da 3 euro e qualcosa, da Lidl ne prendo 2. E se ho una famiglia con dei bambini e voglio far contenti tutti, cazzo, vado da Lidl perché spendo la metà. Certo che se mangi per 2 anni da Lidl tutti i giorni, quelli che hai risparmiato forse... Non voglio dire cose sbagliate, però no, però tutti i giorni questi prodotti non fanno bene, quindi magari quello che risparmi adesso probabilmente poi te lo rivedi dopo in farmaci e antibiotici, ecco. Forse sto esagerando, però avete capito il concetto, cioè andare a spendere 3,50 euro di affettato probabilmente è perché non c'è il glutine, non ci sono sali, non ci sono aromi artificiali. Perché tra l'altro i prodotti di Natura Si sono bio, quindi non possono contenere determinati ingredienti chimici. Esattamente, neanche artificiali alcuni, quindi la differenza è un po' quella. Però parliamo di 1,70 euro, che è ottimo, perché paragonato al salame, al prosciutto, quello vero, il prezzo è lo stesso. Quindi questa cosa è clamorosa. E si arriverà un po' al discorso che vi facevo qualche giorno fa su Instagram, cioè il mercato è la strada del cambiamento, perché attraverso questi prodotti si riuscirà ad avvicinare sempre più persone a questo stile di vita, soprattutto quando sono questi i prezzi. Bene amici, vogliamo aggiungere qualcos'altro riguardo Lidl? Ti ha sorpreso? Mi ha sorpreso, ma tutto il collo che pensavo non sapesse di niente. Vero, invece... molto buono, sì. Che tra l'altro però è vero, ricorda più l'arrosto del pollo. Sì. Ricorda più l'arrosto. Bene amici, io non so più che altro dirvi, l'assaggio l'abbiamo fatto, vi la ricordo polemica l'hai fatta. Esattamente. Questi altri due prodotti, i wurstellazzi e i bastoncini panati di pesce, perché ricordiamo sono bastoncini vegani che ricordano il pesce, o comunque dovrebbero ricordare il pesce, li assaggeremo su Instagram. Vi aspetto lì, il vegano imbruttito, tutti i giorni un video. Raccontiamo nelle stories quello che facciamo. Vero Nick fa sempre vedere le sue cose con i gatti. Che senso? No, le sue cose. Non venite su Instagram. No, scherzo. Bene amici, io non ho spiegato i video. Noi ci vediamo ovviamente in un prossimo video. Speriamo magari un altro video di spesa. No amici, prossimo video non vi spoilerò nulla. Comunque giovedì prossimo. Ciao.